Oggi siamo a Consonno, quello che è definito il paese fantasma, tutto spaccato, tutto distrutto, tutto abbandonato. Questo è il mio paese e quindi per me essere qui, fare questo video qui, non è facile, è tutto distrutto. Prova a guardare qui. Tutto è tutto in rovina da anni e anni. Qui abbiamo tutta una serie di giovani che vengono a farsi le fotografie, ma tutti questi non sanno niente di Consonno, di com'era. Qui praticamente c'era tipo il minareto e praticamente sotto lì praticamente c'è il centro del mio paesello. Questo è tutto spaccato, tutto abbandonato. Adesso saliamo di qui. Allora, qui c'era tutta una serie di negozi, gelaterie. Alla sera mi ricordo c'era un puttanaio qua di gente. Dietro di là c'era anche una discoteca. È praticamente diventata il mio paese, questa parte del mio paese è diventata una location per farsi delle fotografie ormai. E niente, tutto abbandonato, tutto. Qui erano tutti i negozi. Questa era tutta una serie di negozi che c'era. E c'era veramente un puttanaio qui quando venivo da bambino. E praticamente è tutto abbandonato e tutto distrutto qua oggi. E la gente del paese autoctoni non ce n'è più qua nessuno. Qui c'era un ristorante, la discoteca, non mi ricordo più se la discoteca era quella o qua. Comunque qui c'era il ristorante, mi fermavo, c'era una gelateria, mi fermavo sempre con mio padre qui a prendere un gelato, venivamo su quasi tutti i sabati e le domeniche a piedi. Qui c'erano tutti dei negozi. Là c'era un ristorante panoramico, ma qui sotto praticamente c'erano tutti dei negozi qua sotto. Adesso è tutto abbandonato, incredibile, guarda. Mamma mia, che tristezza, vado a guardare qua. Ecco, questi erano tutti dei negozi. Questo qui è tutto pericolante. Adesso ho trovato qui un gruppo di ragazzi e ragazze che sono un gruppo di ghost, cercatori di fantasmi, un gruppo di Pavia, poi un altro gruppo. Tanti vengono qui, io ho spiegato la storia di questa frazione del mio paese, Pirola, Gilardi. Sono i caduti, se vedete la lapide, sono tutti Gilardi, sono praticamente. Adesso scendo al centro del mio paese, a piedi. Vi faccio vedere che cosa ti trova venendo su praticamente dal centro del mio paese. Ok, siamo arrivati a Consonno. Allora, chi vuole venire, lasci la macchina in via Belvedere. C'è una stanga, arrivi su e praticamente questa è la prima struttura che si trova salendo. Qui c'era un ristorante, vista panoramica. Sotto qui c'è tutto il lago. Adesso è tutto abbandonato, ovviamente, da anni. Ma qui l'hanno un po' pitturato. Qui vabbè, tutta una situazione tra virgolette anche pericolante. Ok. Adesso si sono creati tutti gli alberi, non si vede il lago qua sotto. Ecco, lì vedi praticamente il fiume, lì è ancora il mio comune di qua, sotto lì. Qui c'era una scritta che arrivavi, c'era scritto: Consonno è il paese più piccolo e più bello del mondo. Era tutta illuminata, mi ricordo. Però in realtà, come vi ho detto, non è un paese perché il paese è Olginate. In realtà Consonno è il mio paese, è una frazione, non fa comune da solo. Allora, qui si inizia a vedere il minareto, che praticamente è il cuore di Consonno, della frazione di Consonno. Sì, qui c'era un'altra scritta con scritto: Consonno è sempre festa. Effettivamente era come una piccola Las Vegas ed era veramente festa tutti i Chi giorni vive qua. con po' a Consonno campa 100 anni. Tutte queste scritte me le ricordo bene.
Vabbè, in realtà poi la gente si trasferì nel centro del mio paese più sotto e molti andarono via dopo che il paese venne comunque abbandonato. Comunque è una frazione del mio paese molto più semplice. Se tu arrivi a Olginate, lasci l'auto in via Belvedere, vieni su a piedi e arrivi qui a Consonno dopo un quarto d'ora, 20 minuti a piedi. Però molti arrivano da Villa Vergano e da Galbiate. So che vengono molti a farsi fotografie, questi dei fantasmi, anche per la location strana. E io non ci venivo qui da veramente da anni. Ci sono stato qui giusto il tempo che ho fatto questo video per farvelo vedere, per spiegarvi quello che è Consonno. Che ve lo ripeto, non è un paese, anche se lo chiamiamo la città fantasma, in realtà non è città, ma è il mio paese questo. E per me non so se ci ritornerò ancora, magari ci ritornerò fra anni, nonostante in linea d'aria sia a meno di, penso, 800-900 metri da casa. Consonno è parte della mia gioventù, è parte del mio paese ed è una parte del paese completamente abbandonata e distrutta. Consonno è parte della mia gioventù, è parte del mio paese ed è una parte del paese completamente abbandonata e distrutta. Avevo sentito che c'era stato DJ Francesco, che forse volevano rifar rinascere Consonno, ristrutturarla, poi ci volevano un pacco di soldi. So che poi alla fine non era stato fatto nulla. E sarebbe bello vedere un giorno, visto che comunque la strada poi l'hanno rifatta dopo anni, quando ci fu la frana e poi andò tutto distrutto. Ho raccontato questa storia a questi ragazzi che erano lì, com'era qua. E diciamo che sarebbe bello vedere Consonno rinascere. Diciamo, però la vedo molto molto dura che qualcuno faccia tornare Consonno quello che era una volta. Penso che non lo vedrò mai. E qui Consonno tutto è meraviglioso, c'è scritto qua sopra. E effettivamente qui Consonno era per noi veramente il paese dei balocchi. E purtroppo oggi non è più meraviglioso. Tutto abbandonato, tutto distrutto, tutto lasciato andare. E chi era di qui come me sicuramente non è un bel vedere. Ripeto, cioè adesso non so se ci ritornerò ancora Consonno, cioè nonostante sia, ve lo ripeto, 20 minuti a piedi, un quarto d'ora ci metto, neanche, appena sopra casa mia qua. Questa è una parte del mio paesello, che poi il mio paesello è anche il paese di Antonio Albanese, che è nato in centro, non tanto distante da me. Antonio Albanese sarà 500-600 metri in linea d'aria qua sotto. Il comico, quello che fa Cetto la qualunque. Io dico che per noi del paese, che conoscevamo Consonno, l'abbiamo visto questa parte del paese distruggersi, sicuramente è una brutta brutta cosa. Mi piange il cuore vedere come si è ridotto Consonno. Per altri è una meta per fare qualche foto, però li capisco perché ovviamente non sanno cos'era Consonno, com'era prima, eccetera, eccetera. Vi saluto, ragazzi.